Folettini e Folettine, oggi sono qui con due ospiti speciali, Mario e Andrea. Ciao. Contabile. Iscrivetevi anzi al suo canale, grazie. Anche al suo, che è quello di coppia, Gli Invertiti. Sì, sì, bel nome. È vero, perché siamo invertiti. Sì. Parla per te. Cosa faremo oggi, Mary? Bene, oggi faremo il video Ai Mai. Abbiamo chiesto a voi su Instagram di farci delle domande con Ai Mai e avete risposto in tantissimi. E adesso iniziamo. Allora, io ho fatto degli screen dal cellulare di Mary, me li sono mandati io. Abbiamo qui i fogli, quindi... leggerò la domanda, alziamo insieme i bigliettini, però poi rispondiamo da Mario, Mary e io. Allora, il primo, purtroppo ragazzi, negli screen non ci sono i nomi di chi ha fatto le domande, molti hanno chiesto il saluto, quindi scusateci ma non... Saluto tutti e li ringrazio comunque. Grazie per aver partecipato in tanti. Allora, ci chiedono, hai mai eruttato in pubblico? Ma tutti sì. Tu quando è capitato, Mario? Una volta in giro in centro, in strada, avevo mangiato una pizzetta, avevo bevuto della Coca-Cola e non sono riuscito a trattenere. Tu, Mario? Io stavo in chiesa, facevo parte del coro a quell'epoca, ero nel coro in mezzo a tutte le mie colleghe che cantavano con me, cioè mi è partito uno di quei rutti che mi sono nascosta. Mamma mia, io l'ho fatto tante volte anche su YouTube, però la prima volta che mi è capitato ero alle scuole medie, durante la lezione di educazione tecnica, mi è scappato un root e mi sono beccato una nota sul registro. Poi ci chiedono, hai mai ricevuto atti di bullismo? Tu? Prima media mi hanno anche messo la colla nei capelli. Addirittura, perché aveva i capelli? Perché avevo i capelli una volta. Tu, Mary? Io a scuola, alle medie, mi chiamavano Zanna Bianca addirittura. Io a scuola, alle medie, ovviamente mi davano della checca e cose varie. Non fate quello che sto per dire, perché io ho reagito, siamo arrivati alle mani e non mi hanno più rotto le scatole. Poi, hai mai fatto la pupù? Tanta, vabbè, la pupù da ridere, qua Ili lo scrive. Perché la pupù da ridere? Allora, ti sei mai cagata addosso da ridere, in sostanza? Io però una piccola esperienza ce l'ho. Anche youtubiana. Sì, ero in live su Periscope, volevo fare una puzzetta in diretta, invece non era una puzzetta. Poi abbiamo, hai mai pensato di diventare suora? Tutti no, c'è poco da dire, anche se ho un personaggio suora. La mitica Sor Porazza. Sì, è vero. Poi, questa è sconcia, eh? Avete mai fatto una cosa a tre? Cioè, non noi tre. Esatto, non noi tre. È mai Mary no. Io no, quindi... Però questa non la voglio raccontare, perché a me è capitato una volta, ma non la voglio raccontare. A me è capitato più di una volta. Sta per tornare single. Ma no, tempi andati. Hai mai mangiato la pizza con l'ananas? No, aborro la pizza. No. Io sì. Io odio l'ananas. No, io adoro l'ananas. A me non è piaciuta, non è piaciuta, ho mangiato solo una fetta praticamente di una pizza intera, ma non so se era perché ci stava anche la bresaola, che a me fa veramente schifo, quindi c'era questo sapore di ananas e bresaola che non mi è piaciuta. Hai mai conosciuto un VIP? Allora, inizia tu. Vabbè, l'ultima che ho conosciuto, la diva del tubo, scusate. Più VIP, vabbè, è sicuramente una VIP, ma parliamo di VIP della televisione. Adesso no, no. Quindi la sua risposta è no, ci ho provato. Io sì, Massimo Ranieri. Ah, è vero che poi tu l'adori. Sì. Io, Manuel Arcuri, Barbara D'Urso, vabbè, però in studio quando facevo il figurante al Grande Fratello, direi basta. Sì, l'altro non le posso dire. Poi, ha mai pensato di chiudere il canale per dei problemi? Per i problemi? Io alzo le mani, qui non rispondo. Non c'è il canale. Quando è capitato, Mary? Sì, mi è capitato quando ricevevo insulti pesanti e minacce di morte. Immagino. A me ultimamente, perché mi si sta accusando di troppe cose, tra cui il fatto che sfrutto Maria Grazia quando c'è un'evidente amicizia, cioè anche ieri che abbiamo fatto la live dove cantavamo, ci hanno avuto da ridire poi sotto nei commenti, che neanche ho detto chi ero, neanche ho fatto il mio nome. Però l'importante è che lo sappiamo noi, ma questa cosa mi infastidisce e stavo pensando di chiudere il canale proprio ultimamente.
Ti sei mai ubriacato pesantemente? Ma quindi aneddoti sarebbero troppo lunghi. No, ma più che altro eravamo ubriachi e non lo ricordavamo, mi dispiace. Hai mai vomitato in pubblico? Tutte e tre, eh? Quando tu? In discoteca. Ecco, tu Mary? Io stavo a casa, era venuto a trovarmi un amico di famiglia e ho vomitato davanti a lui proprio lì così per terra perché stavo malissimo, non ho retto. Allora io l'ho fatto tante volte, mi è capitato diverse volte, almeno una 5-6 volte, ma quella più epica è stata alla cena di inaugurazione della casa di un mio amico e avevo mischiato il vino, non si può dire, vabbè, comunque avevo mischiato da bere e stavo correndo in bagno per dare di stomaco, il bagno era occupato e ho fatto tutto sulla porta. Schifo, madonna. Sei la mia youtuber preferita, salutami, tesoro, però non c'è il nome. Hai mai riso così tanto da star male? Beh, star male... Sì, tante volte. Ma star male no, cioè... Ma star male cosa vuol dire? Cioè, star male che ti pieghi... Sì. Ti pieghi dalle risate, ma boh, sì, tante volte. Io rispondo no, perché quando si ride non si sta male, si sta bene. Poi... Hai mai sfilettato una quaglia? Sei un genio. No, ma sì. Niente. Tu sì? No. Poi, hai mai fatto un incidente? Cioè, voi no? No, io no. Io sì, l'unico incidente che ho fatto quando guidavo io ho tamponato un mio amico. Poi, hai mai usato qualcos'altro al posto della carta igienica? Genissimo questo. Sì. No, adesso voglio sapere voi cosa avete usato. La cosa più trash che ho usato è stata, vabbè, la, oltre ai fazzolettini, Scottex, cose così, e ho usato tre, aveva i cosper con le ali, gli assorbenti con le ali, no, vabbè, della mia amica, ne ho usati tre. Era un ciclo abbondante. Io ero piccola, stavo dalla maestra che mi dava ripetizioni il pomeriggio, dovevo andare in bagno a fare la cosa grossa, non trovavo la carta igienica e ho preso un tovagliolo che stava lì poggiato, ero piccolina, allora ho detto vabbè, cosa devo fare? Comunque piccolina, già pulitissima, io mi devo pulire giustamente. Io delle foglie all'aria, cioè in campagna, ed è stata la cosa più brutta della mia vita. Beh, anche usare gli assorbenti non è bello per pulirsi. Sì, in effetti. Ha mai pensato di imparare lo spagnolo o l'inglese? Spagnolo, tutta la vita! Sì. Quindi tu lo spagnolo, tu? Spagnolo. Anch'io lo spagnolo. Un po' lo so parlare, quindi... Adoro la Spagna, sono stato tante volte a Barcellona e cioè, è troppo bello. Avete mai guidato una panda? Io avevo una panda. Davvero? Avevo una panda quella vecchia, è stata la mia prima macchina. Quindi no, perché non ho la patente. Non la patente, io la panda quella nuova ho guidato, non quella vecchia. Io avevo proprio la scatoletta. Hai mai mangiato degli insetti? No, che schifo. Io sì, però per sbaglio, cioè, tipo una mosca mentre respiravo l'ho ammogliata. Io li odio gli insetti, quindi no. Anch'io. Siete mai venuti in Sardegna? No. No, ma ci devo andare. Prossima tappa tutti in Sardegna. Magari, ho un'amica in Sardegna. Hai mai avuto un animale domestico? Vabbè, tu, vabbè, c'hai gatti adesso. C'ho i gatti adesso, ho avuto un cane, un altro gatto, due cani e un altro gatto quando ero piccolo piccolo. Io ho avuto dei canarini e due cagnolini. E poi un coniglietto per l'ultimo. Ah, il criceto. Ho avuto anche io criceto, coniglio, cane e gatto ce l'ho attualmente. Pappagalli, quando stavo in fissa per gli uccelli, vabbè. Guardiamo domanda. Hai mai buttato la TV giù dal balcone, genio? No. No. Sfatiamo il mito che a Napoli buttiamo la roba giù dal balcone. Hai mai baciato una persona per obbligo? Io ci devo pensare, però. Oddio, aspetta, no, però. No, non è un obbligo baciare. È un piacere. Esatto. Hai mai pensato di lasciare YouTube a casa degli haters? Questa non rispondo perché. Ma abbiamo già risposto prima a questa domanda. Sì, sì. Hai mai messo una felpa col cappuccio? Questa qui è una frecciatina a Mary, eh. Una felpa col cappuccio? Ah, sì. Non ho capito. Perché? Io le uso spesso. Perché lei le usa spesso e soprattutto lei fa, comunque ce l'ho adesso.
lei fa più video magari in una volta ed è vestita sempre uguale, quindi dicono che sta sempre con la felpa col cappuccio. Io ho le felpe col cappuccio. Ha mai buttato o rovinato una bambola reborn? No, non ho bambole reborn. Ragazzi, dovete cercare il mammo, cioè io ho una bambola reborn brutta e le ho fatto di tutto, l'ho anche lanciata dal balcone, ma ci ho fatto dei video. Hai mai rubato qualcosa? Tutti e tre, madonna vergogna! Tu, Mario? Quando? Ero piccolo e in un negozio di giocattoli c'erano in esposizione delle bamboline delle Sailor e mi sono rubato una guerriera Sailor da piccolo. Ah, tu Mary? Io invece in un panificio, ero piccolina, andavo con mio papà a comprare il pane, sul bancone c'erano le caramelle o chewing gum spuse, io le rubavo. Io l'ho fatta grossa, ero piccolo, andavo alle superiori, medie superiori, ho rubato uno smemorando al diario. Ce l'avevo sotto al giubbotto, mi hanno beccato e ne ho anche pagato le conseguenze perché hanno chiamato a casa. Ne ho una però esilarante, avevo 5-6 anni, prima elementare. Giocavo con nei cassetti di mia mamma, no? E teneva i soldi dentro. Mi sono preso i soldi, me li sono intascati, l'indomani sono andato a scuola, mia mamma cercava i soldi, non li ha trovati, erano tipo 1 milione di lire, quindi 500 euro quasi, e alla fine ce li avevo io in tasca. Ah, ma gliel'hai dati, spero? Sì, certo, è corsa come una pazza a scuola a prendermi a ceffoni. Hai mai mangiato pasta e Nutella? Sì. No. Come sì? Come sì? A Bologna c'era una, non so se c'è ancora, una nutelleria, penso si chiami così, che faceva anche pasta e Nutella ed è buona, a me piace. Oddio. Potremmo farla qualche volta a casa. Mukbang e pasta e Nutella. Oddio, sfida sul canale di coppia. Se arriviamo a 5.000 iscritti, facciamo la pasta con la Nutella, la challenge. Pasta e Nutella challenge e la lanceremo noi. Ha mai tradito? Fieramente no. Allora, io sì, ma avevo 17 anni. L'unico tradimento è stato nella mia prima storia, e avevo 17 anni ed era appena entrato nell'ambiente, gli ormoni, che cosa eccetera, eccetera, eccetera. Poi non l'ho più fatto. Hai mai fatto una figuraccia in mezzo a tante persone? Ecco qua. Però adesso non è che mi vengono proprio, cioè figuracce ne ho fatte, però così su due piedi, vabbè che... Ah, una volta al lavoro mi sono abbassato e c'erano dei genitori dove lavoro io e mi si è visto mezzo sedere di fuori. Quello accade tutti i giorni perché vabbè. Tu invece tesoro? Io invece per strada stavo camminando e sono inciampata davanti a tanta gente che camminava, madonna. Io l'altro, no, quando è stato? Tre giorni fa vado a Modena al negozio della mia amica che aveva tutta l'attrezzatura video che devo portare qui e con tutto il valigione sono cascata faccia avanti sul marciapiede in mezzo a un certo punto non l'ho visto più, non mi ha più visto, ha sentito il botto, ma mi sono fatto pure male. Tranquilli, lui è stato bene, si è rotto la mattonella. Esatto. Ha mai fatto la ceretta? Crema depilatoria forever. Sì, appunto. Idem. Tu nemmeno non l'avete sì, visto? Sì, sì, sì. Mi sono anche vestito da donna per fare fatto la ceretta. Ti ha fatto male? Integrale. Un po' dietro la schiena perché ne ho. Dietro la schiena fa male la ceretta. Questa è sconcia. Avete mai fatto in un luogo pubblico? Oddio. I segreti di Mary. Voglio sapere prima lei. Sì, esatto. Mary. Allora, stavo frequentandomi con un ragazzo e andavamo, mi portava in macchina in un luogo pubblico dove c'era vista mare e lì non vi dico. E lì è capitato, sì. Insomma, vabbè, io sotto al Colosseo di notte. Tu? Vabbè, oltre ai bagni delle discoteche, che quelle erano. No, io ad esempio quelle cose non l'ho mai fatto perché mi fa schifo. Una volta in un parco dove c'era la giostrina dei bambini. Dentro la giostrina dei bambini. I bambini. Comunque questo video lo censureranno. Hai mai mangiato sushi? Tutti i giorni, praticamente. Ieri sera? Sì, ieri sera. Poi, hai mai fatto scherzi telefonici? Che mi viene in mente? Questo io sì. Adesso non mi viene in mente, magari sì, ma adesso non mi viene una in mente. Una volta feci arrivare 3 milioni di lire di bolletta telefonica in per questa cosa. Ma ero piccolo. Hai mai trovato un lavoro vero? Frecciatina.
diciamo mezzo sì e mezzo no, mio. Io lavoro. Io ho sempre lavorato in regola e ne ho fatti parecchi di lavoro, di lavori. Vorrei sapere se la persona che l'ha chiesto ha mai lavorato seriamente. Ha mai fatto qualcosa di stupido da ubriaco? Tante. Io no, perché non mi sono mai ubriacata così da... Tuo mare, no? Sì, da andare a chiedere da ubriaco baci in giro a... Mi sono messa alla guida e non lo fate perché quella anche, è la stupidaggine anche io più grande. Mm-mm. Avete mai fatto una cosa e poi ve ne siete pentiti? Sicuramente qualcosa l'ho fatto. Di aver dato la mia amicizia a chi non lo meritava. Hai mai pianto per un insulto? No, però tu magari quando... Sì. Soprattutto quando leggo certi insulti nei miei video o a scuola quando mi insultavano pesantemente. Brutto il bullismo. Avete mai fatto degli autografi? Io mi sono sempre rifiutato, ma al massimo una foto, tu Mary? No, io sì, stavo in gita con il coro di cui faccio parte e abbiamo incontrato una scolaresca che stava lì in campeggio e hanno cominciato a riconoscermi e chiedermi addirittura autografi, fogli, penne mi davano. Hai mai viaggiato in America? No. Purtroppo no. Hai mai seguito una dieta? Sì, sto a dieta tuttora, quindi... Avevo fatto una dieta, ero dimagrito un sacco, adesso non si vede. Adesso a me non interessa più, però spesso ho fatto delle diete che poi hanno funzionato. Ma andavo anche a correre, non è che se fate solo la dieta dimagrite, se invece fate la corsa, palestra o uno sport si dimagrisce molto più velocemente. Hai mai mangiato troppe cose tanto da sentirvi male? PS, mi potete salutare, purtroppo non c'è il tuo nome. Comunque ti salutiamo. Te lo giuro. Sì, tutti e tre sì. Una sera in un giapponese avevo mangiato... Da veramente da star male, poi eravamo anche fuori, c'era un po' freschino, non lo so, mi sono iniziato a sentire malissimo, ho dovuto vomitare tutto. A me è successa una cosa simile per il freddo, ma con la pizza, che c'era la pizza non stop e sono esploso. Hai mai fumato? Allora, noi siamo fumatori attualmente, però stiamo passando all'elettronica. Hai mai fatto la spia su una cosa davvero importante? Ti prego, salutami, purtroppo non c'è il tuo nome. Una fara, davvero? Io no. Sì, io sì, però non lo dico. Hai mai avuto un altro moroso a parte il maritozzo? Vabbè, ma noi tre siamo mai stati tutti fidanzati perché noi stiamo insieme adesso. Sì, prima del maritozzo sì. Però giustamente. Frequentazioni sì. Hai mai fatto con la panna? Io sì. No, veramente no. Anch'io. Parla prima tu perché... Vabbè, non è che c'è molto da dire. Sì, punto. Cosa devo raccontare? Schifo. Associare poi il cibo con quelle cose sì, che non fa veramente schifo. Niente di che comunque. Ha mai pensato di lasciare tutto e partire, andartene e scappare? Sì. Lo farei anche adesso. Tante volte, Poi, basta, sono finite. Sì. Finite le domande. Quindi Mary, tocca a te. Bene, questo era il video, ai mai, se vi è piaciuto mettete tanti like, iscrivetevi anche ai loro canali, mi raccomando. Gli invertiti e il contabile con l'HP. Bravo, io vi mando un bacione, noi ci vediamo al prossimo video, ciao. Ciao.